Buongiorno a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio molto interessante già a partire dal titolo: Il comico, il sacro, l'osceno e altri nodi della letteratura medievale, di Massimo Bonafin, pubblicato da poco da Eume Edizioni. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al nostro ospite perché sono veramente curioso di sentire di cosa ci parla questo interessante saggio. Quindi lascio a lei subito la parola. Prego, professore. La ringrazio molto di questa occasione, di parlare di letteratura medievale, un po' fuori dagli stereotipi correnti, dico subito perché voi fate molto in questo senso, quindi mi fa anche piacere essere su un canale che già, diciamo, milita a favore di una comprensione completa e corretta del Medioevo, però sappiamo tutti che la scuola, i giornali, spesso quando parlano di Medioevo, usano l'aggettivo medievale, lo fanno, diciamo, in modo spesso negativo, in modo superficiale, trascinandosi dietro pregiudizi che veramente ormai sono per chi studia il Medioevo, sono fuori luogo, completamente inaccettabili. Perciò dirò anche subito, prima di parlare del libro, che immagino voi abbiate già mostrato, comunque io per sicurezza, diciamo, ho portato, è questo, è un libro con una copertina, diciamo, importante, ecco, significativa della tematica che è trattata. Volevo appunto approfittare per dire anche due parole su quella che è la concezione del Medioevo che sta dietro a questo volume, come anche alle altre ricerche che ho condotto e conduco, insomma. Una concezione che non è particolarmente forse nuova o originale per gli addetti ai lavori, ma insomma sta dietro al mio lavoro da tempo. Cioè il Medioevo come laboratorio sostanzialmente, un laboratorio direi della liminalità. Uso questo concetto di un antropologo scozzese del XX secolo, Victor Turner, proprio per far capire che qui quando parlo di Medioevo, quando dovremmo parlare, no, tutti noi di Medioevo, dobbiamo figurarci un'epoca in cui siamo in uno stadio intermedio, e questo forse l'avevano capito, insomma, a suo tempo anche gli umanisti, anche gli studiosi moderni. Però questo stadio intermedio non è un vuoto, no? È uno stadio in cui, per questo uso questo concetto di liminalità, tutte le combinazioni sono possibili. È uno stadio in cui i contrari si confondono, si ribaltano, no? Quindi è una concezione, diciamo, di una fase intermedia molto simile a quella dei riti di passaggio, naturalmente, in cui ciò che era sicuro prima non lo è più e non è ancora ciò che diventerà sicuro, definito, chiaro e distinto dopo. Quindi un medioevo, diciamo così, che si oppone a un'idea vulgata, quella della modernità. Semplifico molto, come chiaro, cartesiana, no? Chiara e distinta, in cui, come direbbe uno storico dell'età moderna, Peter Burke, ha trionfato la Quaresima e ha trionfato la Riforma. Quindi ha trionfato il principio di contraddizione, ha trionfato la separazione fra gli opposti, no? E certe realtà, certe categorie, certi contenuti culturali, siamo abituati a concepirli come radicalmente alternativi, incompatibili. Per esempio, appunto, il comico, il sacro, lo sceno, no? E invece il Medioevo ci pone di fronte a una situazione completamente diversa, e devo dire, per l'esperienza di docente, anche quando tratto questi argomenti in aula, non sono poche le volte in cui gli studenti, a prescindere dal grado di preparazione, di istruzione, dal loro curriculum, si sorprendono, ecco, si sorprendono di incontrare un Medioevo che è fuori da quello che loro avevano imparato, tra virgolette, a conoscere a scuola, senza nulla togliere al lavoro meritorio degli insegnanti, ci mancherebbe. E poi letteratura medievale, perché io mi occupo di letteratura medievale, io sono un filologo romanzo, quindi il mio campo è questo, ovviamente non è la storia, non è l'arte, non è l'archeologia.
lo dico subito, però la letteratura medievale, e quindi, insisto, letteratura principalmente romanza, ma non per ragioni di bottega, perché è la letteratura francese, quella che dà il là alla cultura occidentale fino a oggi, quella che ne configura gli archetipi, i temi, i motivi, insomma, che hanno dato forma alla nostra cultura, almeno fino al XX secolo. Faccio un esempio che può essere banale, di cui si parla anche nel libro, comunque Tristano e Isotta, voglio dire, uno solo, potrei fare mille. Ecco, questo diciamo, aspetto, secondo me, è sotteso un po' a tutti i capitoli del libro. Il libro è fatto di diversi capitoli. Adesso non potrò naturalmente trattarli tutti, non voglio nemmeno tediare troppo gli ascoltatori, so che le presentazioni brevi sono quelle più efficaci in ogni caso. Ma giusto, insomma, per dare un'idea almeno di quello che troverà il lettore se sarà indotto ad avvicinarsi a questo testo. I capitoli appunto sono, parlerò un po' più di alcuni, di altri no, evidentemente, osceno, risibile, sacro, iambe, baobò, amenò, uzume e le altre, il riso, il comico, la parodia medievale, alla luce di una teoria biosociale, lo spazio-tempo nei viaggi medievali dell'aldilà, tempi brevi, tempi lunghi, livelli di cultura del Medioevo, somiglianze di famiglia, differenze di famiglia fra diversi testi, le maschere del trickster, il complotto della volpe, della donnola, astuzie di volpi e di fate fra Oriente e Occidente, e poi alcuni saggi naturalmente sul romanzo di Renard La Volpe, che è uno dei testi che frequento da più tempo e con maggiore continuità. Sono quindi i temi di questo libro, distribuiti in diversi capitoli, sono da intendere come studi di casi che esemplificano appunto queste sovrapposizioni, queste intersezioni, questi intrecci, questi incroci tra aspetti e categorie che abitualmente pensiamo, ripeto, come distinte e separate, o peggio, dicevo, come incompatibili, come inconciliabili. Questo naturalmente per un pensiero e un'estetica della rigidità, delle dicotomie fisse, no? Out-out, a cui spesso, diciamo, facciamo omaggio, tra virgolette, anche inconsapevolmente, no? È più facile un pensiero che separa e divide, no? Il bianco dal nero, che non un pensiero, come dire, politetico in scala di grigi, che è capace di comprendere le differenze. Lo vediamo anche di questi tempi in altri contesti, come sia facile appunto contrapporre. Invece che cercare di una mediazione, una conciliazione, no? Un incontro. Invece, quello che secondo me è il valore aggiunto dell'approccio antropologico che io da tempo seguo nel studio della letteratura e della cultura medievale, è proprio quello di avere una visione aperta, una visione appunto, per usare due aggettivi che sono particolarmente cari, flessibile e politetica. Una visione cioè che sia meglio in grado di rappresentare e di comprendere i fondamentali della cultura, della letteratura medievale, proprio perché rifugge appunto da una dicotomia rigida, dalle dicotomie rigide in generale, no? Per cui appunto per noi sarebbe apparentemente mettere un titolo così, non se noi pensiamo a cosa c'è dietro a queste categorie, il comico, il sacro, lo sceno, no? Cioè, pensare al comico insieme al sacro, lo sceno insieme al sacro, no? Quando a volte si mena tanto scandalo anche oggi per certe condotte, per certi comportamenti. Penso anche a un libro abbastanza recente che cito di amici e di colleghi che stimo molto, di Maurizio Bettini e Francesco Remotti, ridere con gli dèi, ridere sugli dèi. No? Anche questo è vicino, diciamo, a questa linea tematica che seguo. Dicevo quindi alcuni nodi della letteratura medievale, alcuni testi e alcuni, ripeto, problemi
che mi sembrano molto significativi proprio perché ci mettono di fronte a questa dialettica di somiglianze e di differenze fra il Medioevo e la nostra cultura. Ovviamente è una dialettica di somiglianze e differenze che è alla base del successo del Medioevo, anche nella fiction, nella comunicazione di massa, nella cultura pop, ma anche della sua incomprensione, ma anche della sua incomprensione. Ecco, quindi se non si tengono presente questi due poli, no? Quanto il Medioevo è simile, è vicino per certi aspetti, si potrebbe dire quanto siamo in un altro Medioevo, ma in un Medioevo appunto del XXI secolo, e quanto invece per tanti aspetti ovviamente è radicalmente lontano, no? Però insisto sul fatto che appunto occorre valutare insieme somiglianze e differenze, proprio perché le somiglianze presuppongono le differenze, no? Dire che una persona è simile a un'altra, che un oggetto è simile a un altro, vuol dire che non è proprio uguale. Non è proprio uguale. Bene, veniamo un pochino più da vicino ai nostri temi. Quindi il riso, no? Il comico ovviamente è ciò che suscita il riso in questo senso, no? La parodia, la satira sono temi di cui mi sono occupato a lungo. E mi sono accorto che una teoria biosociale, una teoria formulata diversi anni fa da un antropologo italiano, Fabio Ceccarelli, permette di comprendere meglio questi fenomeni e i testi che li adombrano, come per esempio il romanzo di Renard Lavoll, di cui mi occupo in questo libro, o come il viaggio di Carlo Magno in Oriente. Non sono gli unici, ma sono due testi, diciamo, che ho frequentato e ho analizzato a lungo. Due testi molto diversi per chi li conosce, uno una sorta di enciclopedia di 30.000 versi, di romanzo fiume, insomma, e l'altro una piccola operetta parodica di 870 versi, quindi dimensioni completamente diverse, però tutte e due, come dire, interessanti per la stratificazione culturale che ci permettono di individuare. Ma questa teoria biosociale del riso, a cui accennerò rapidissimamente, getta luce anche su un mitologema, mi sono accorto, ecco, assai particolare, un mitologema che apparentemente col Medioevo non ha nulla a che fare, il mitologema di Baobab o di Yampe, no? Di questa figura mitica che riesce a far ridere, no? Secondo il mito, Demetra in lutto per la scomparsa di Persefone, come? Con dei gesti osceni, quindi con l'esibizione del sesso, con l'esibizione del sesso femminile. E quindi già vedete che questo tema così interessante, che ha dato anche del filo da torcere sia a studiosi dell'antichità, sia antropologi, archeologi, no? Che è poi quello evocato, no? Indirettamente nella figura che sta in copertina, è un tema che ci porta in una dimensione, in una zona appunto di intreccio fra questi elementi, no? Far ridere attraverso un'esibizione oscena una divinità, no? Quindi è questo, è il comico, il sacro e lo sceno. Però non possiamo limitarci a questa constatazione, cioè la domanda che ci dobbiamo porre appunto è perché, che cosa significa, che cosa vuol dire questo, no? Quindi non credo di aver trovato, diciamo, la chiave definitiva, però mi è sembrato molto, molto utile poter leggere questo mito, così come faccio nel primo capitolo, proprio alla luce di questa teoria biosociale. Sostanzialmente, dico molto in sintesi, è una teoria secondo cui il riso viene sempre suscitato all'interno di una relazione triadica, in cui c'è appunto qualcuno, qualcosa che emette involontariamente uno stimolo di riso, e questo stimolo che fa ridere, che suscita il riso, è di solito motivato da un improvviso viraggio dall'emissione di messaggi di dominio, di superiorità, di rango, a messaggi di sottomissione, quindi a una caduta improvvisa, no, di rango, e dalla presenza però contemporanea appunto di due, almeno due elementi, cioè i due poli che ridono insieme, no? Di chi si accorge di questa improvvisa caduta e
per ridere, evidentemente stabilisce una relazione sociale con qualcun altro. Ecco. Questa chiave mi ha permesso di interpretare sia un aspetto, perlomeno, del mito di Baobab, sia anche il funzionamento della parodia, sia anche la parodia nel viaggio di Carlo Magno e così via. E, il mito di Baobab, lo dico per chi non anche è molto conosciuto, ma insomma lo dico per chi eventualmente non lo avesse presente, non è un elemento isolato della cultura greca, perché questo gesto che è al centro del mito, noi lo troviamo a latitudini molto distanti. Lo troviamo appunto in testi molto diversi, lo troviamo appunto nell'Antico Egitto, lo troviamo anche appunto nella cultura dell'Estremo Oriente, nella fondazione del teatro, nei miti di fondazione del teatro. Quindi è qualche cosa di più. Ci dobbiamo domandare, quando ci troviamo di fronte a questi elementi, perché, che cosa, che cosa significano veramente. Non ci si può limitare alla constatazione o a un, diciamo, approccio, come dire, superficiale, riduzionistico, semplicemente, come dire, limitandoci a un aspetto, no? Fare ridere attraverso un'esibizione oscena, in questo caso del sesso femminile, o al contesto immediato di questi testi, la cultura specifica in cui sono nati. Quindi vediamo già come, partendo da un elemento che indubbiamente è complesso ed è però sorprendente per noi, ci possiamo muovere in un'ottica comparativa, in un'ottica di larghissimo raggio, perché per capire, per interpretare, appunto ci dobbiamo muovere su una scala, se mi si passa l'espressione, planetaria. Quindi il Medioevo, il nostro Medioevo occidentale, il nostro piccolo Medioevo occidentale, in realtà opportunamente scavato, ci permette appunto di muoverci su una dimensione, su una scala geografica, cronologica, molto molto ampia. Perché? Perché poi ovviamente ci sono alcuni esempi di questo gesto nella letteratura medievale, ci sono nel folklore, ci sono all'inizio del conto degli Conti, del Basile, quindi è un gesto, questo dello scoprimento della vulva con fini comici, che troviamo e che quindi ogni volta ha bisogno di essere interpretato, ricondotto evidentemente a qualcosa di più che la sua significato immediato, dicevo, letterario, specifico, linguistico, comico, estetico, eccetera, eccetera. Pensiamo anche al caso della cultura carnevalesca, no? Nell'interpretazione di Bakhtin, che è un po' sottesa ad alcuni di questi saggi, anche se non è mai esplicitamente tematizzata, no? La cultura carnevalesca, nell'accezione anche antropologica, che cos'è? No, sostanzialmente ci viene fatto vedere come il rovesciamento della struttura religiosa ufficiale sia consentito e prescritto in alcune feste comandate, per così dire. Ma questa interpretazione non deve farci dimenticare che le feste di carattere carnevalesco che fanno parte della cultura medievale, che forse si condensano, si coagulano, si sviluppano in modo particolare nella cultura medievale, quindi nella cultura cristiana medievale, un aggettivo che ovviamente non dobbiamo dimenticare, che diamo sempre per sottinteso, non sono soltanto, come alcuni banalmente pensano, una valvola di sfogo, no? Uno sfiatatoio, perché quindi non è solo una parentesi questa della trasgressione che favorisce il ritorno all'ordine, come a volte si sente dire, no? Dopo il carnevale viene la quaresima. Perché l'esperienza del caos, della trasgressione, l'esperienza della, si direbbe in termini appunto antropologici, del ritorno alle origini, al tempo del mito, invita anche a considerare le cose da un altro punto di vista. I travestimenti, i rovesciamenti, le maschere, le inversioni di ruolo, di status, il subalterno che diviene dominante e così via, restano parte dell'esperienza di chi partecipa a queste feste.
Quindi agiscono poi come sfondo dialogizzante, direbbe Bakhtin, appunto, dell'esperienza successiva. Quindi inducono a pensare, o se non proprio a pensare, a immaginare che un altro mondo è possibile. E questo ricombinando in maniera alternativa i fattori fondamentali della cultura e dell'esperienza umana. E quindi di nuovo un territorio in cui il comico è qualcosa di più, il comico attinge a una dimensione ulteriore, una dimensione che per semplicità chiamiamo quella del sacro, così via. Come poteva appunto essere nel caso precedente o in altri casi, no? Il ricorso per esempio del comico allo sceno, no? Beh, detto così può essere una banalità, no? Tutti sappiamo che si fa ridere abbastanza facilmente, no? Quando si toccano contenuti scatologici, osceni, sessuali, eccetera. Però anche questo è, di nuovo, se mi si permette, appunto una banalizzazione, cioè fare ricorso allo sceno, quindi in particolare poi alla sessualità. Certo non stupisce, ma non può essere inteso in modo triviale o superficiale, anche qui il Medioevo ce lo fa capire con diversi esempi, no? I testi che analizzo sono testi che fanno largo ricorso alla parodia, alla satira e usano appunto anche tematizzano questi aspetti. Però da un lato noi ci rendiamo conto che questo ricorso non è soltanto un modo facile, no? Di prendere in giro, di far ridere, di abbassare. Abbassare, come direbbe appunto Bakhtin, è portare alle radici della vita. Infatti si tratta di evocare le pulsioni fondamentali dell'essere umano, la sua creaturalità, avrebbe detto Auerbach, no? Quindi siamo di nuovo in una dimensione che è contigua, se vogliamo essere cauti nella definizione, a quella della religione, quella del sacro. Quindi il fatto che i contenuti religiosi vengano messi sottosopra nei testi medievali, vengano parodiati, vengano presi a bersaglio, anche appunto con il ricorso a queste tematiche, non è un elemento come avrebbero detto certi critici magari dell'Ottocento, di laicismo, di anticlericalismo, di illuminismo precoce, cose del genere. No, è, potremmo quasi dire, azzardo naturalmente con un po' di semplificazione, una lotta fra due dimensioni del sacro, fra due aspetti della religione, una più ambivalente, più dialettica, più completa, gli antropologi la conoscono bene, e una invece più rigida, no? Più dicotomica, quella che separa l'alto e il basso, no? Che separa appunto la vista dal tatto, per esempio, no? I sensi dagli altri, sono quelli più nobili, quelli meno nobili e così via. Quindi, e questo nei testi medievali si vede bene. E se pensiamo che questi testi, parlo dei testi comici, dei testi parodici, ripeto, del romanzo di Ernard La Volpe, ma anche del Miracolo di Sant'Agnese in occitano, di cui si parla qui, no? In cui appunto la storia di questa giovane che non vuole sposarsi, questa ragazzina che non vuole sposarsi appunto con un diciamo, membro dell'autorità pubblica romana, perché lei è sposata, no, a qualcuno di più importante, di più alto, a Dio stesso, e che per questo viene appunto, diciamo, minacciata, punita, portata in un bordello, denudata, spogliata, e infine, naturalmente, quando nonostante il miracolo della crescita dei capelli che copre la sua nudità, nonostante lei agisca come appunto elemento catalizzatore in questo postribolo, convertendo le altre fanciulle che sono lì, e alla fine patisce, diciamo, il fio, verrà punita per questo, e verrà ovviamente giustiziata. Ecco. In un testo come questo, un mistero provenzale, un miracolo che dir si voglia, quindi un testo teatrale, in cui pensate anche alla possibilità di, virgolette, mettere in scena, no, questi fatti, queste cose, quindi la nudità, la violenza, no? Il rogo, perché poi le fiamme si allontanano da lei, viene uccisa a fil di spada e così via. Eppure è un testo appunto
religioso, è un testo religioso. E anche i testi, diciamo parodici, testi, dicevo il romanzo di Renard o altri, quando ci mostrano al loro interno la dialettica, per esempio c'è uno di questi racconti del romanzo di Renard che vi ho analizzato qui, in cui la volpe Renard, questo straordinario trickster medievale, discute, per così dire, con un altro animale che funge da confessore, un personaggio religioso, e l'oggetto della discussione qual è? L'oggetto della discussione è la rappresentazione, potremmo dire in negativo o in positivo, del sesso femminile. Come diceva Boccaccio, della natura, non del genere, proprio E quindi abbiamo da un lato una rappresentazione tutta naturalmente entusiasta, positiva, no? Di questo organo, del bene che può fare, e così via. E dall'altra tutta negativa, no? Tutta negativa, e con termini molto, molto crudi, molto aperti. E qual è la lezione che possiamo trarre da un testo come questo? Molte, naturalmente. Ma intanto che nel Medioevo, quando non era così ovvio, no? Non era così scontato che tutti potessero leggere, scrivere, copiare manoscritti in costose pergamene, testi come questo sono stati copiati, ricopiati, trascritti, letti, hanno circolato, hanno quindi rappresentato qualcosa che corrispondeva in una certa misura ad una visione diffusa, una visione che per noi può apparire quasi inconcepibile, è una visione non ho altre parole in questo caso, no? Ambivalente, no? In cui dello stesso oggetto, se passate l'espressione un po' grossolana, dello stesso contenuto, si possono dare due visioni completamente alternative, no? Una totalmente positiva, datore di vita, no? Origine della vita, per citare l'origine del mondo, per citare un quadro famoso, e dall'altro totalmente negativa. Nello stesso testo. Questa è la forza, diciamo, dei testi parodici, cioè di avere l'ambivalenza all'interno. Quindi non una rappresentazione tutta in bianco e tutta in nero, o tutta in nero, ma in bianco e in nero. E in nero. Oppure, se vogliamo dire, in una scala di grigi, che non è però la stessa cosa. Quindi una cultura, come dicevo, che ammette che nella Chiesa appunto si facciano delle processioni con l'asino, che raglia al posto di dire amen, che si facciano sull'altare delle cose innominabili oggi, no? Pensate in questo tempo così liberato, no? Se potessimo accettare di far entrare un asino che raglia e con tutto quello che in più può fare un animale in quelle condizioni, no? Nella chiesa, o se sull'altare si giocasse a dadi, o magari durante la funzione in certi no? Spazi ci si abbracciasse, adesso a parte la pandemia, diciamo, ci si accoppiasse. Ecco. E tutto ciò si faceva, era permesso. E soprattutto i protagonisti erano giovani chierici. Quindi sono forse in alcuni casi delle rappresentazioni estreme, come il mascheramento da animali e così via. Però il fatto che queste rappresentazioni ci vengano, anche da quelli che sono stati chiamati gli archivi della repressione, ci dà un'idea di un Medioevo appunto un po', se mi si consente, un po' diverso da quello ovvio, banale, scontato che ci viene rigettato spesso dagli odierni mezzi di comunicazione. Due parole, non vorrei rubare troppo tempo, ma anzi se poi ci sono a qualche domanda io rispondo volentieri. Due parole ancora su un paio di altri temi che tocco in questo libretto. Ne parlavo prima, il trickster, no? Il trickster è una figura antropologica molto interessante, è un archetipo appunto che si trova nelle più diverse culture, l'imbroglione, l'ingannatore, no?
Però di nuovo è una divinità, no? È una via di mezzo fra divinità e appunto parodia della divinità. E il Medioevo ne offre diversi esempi. Di nuovo, dicevo, Renard la volpe, no? Così come ci sono epifanie antiche, Hermes, per esempio. Ma restando al Medioevo, appunto, lo stesso Tristano si comporta da trickster, da imbroglione, no? Per raggiungere Isotta. Quindi non, anche le figure, come dire, nobili, le figure cavalleresche, le figure che noi saremmo portati a mettere su un piedistallo, ricorrono a dei sotterfugi. Ricorrono a degli inganni, a degli imbrogli. E del Trister in particolare, in questo libretto mi sono occupato per una retorica che mi ha molto colpito, la retorica del complotto. Ne hanno parlato Carlo Ginzburg, Maurizio Bettini nei loro libri, e qualcosa appunto ho pensato di trovare anch'io, cioè il Trister usa questa, tra i tanti stratagemmi, usa questa stratagemma, lo vediamo appunto nel caso della volpe Renard, che è lo stesso che usa la donnola nel mito di Alcmena, che è lo stesso che usano, ahimè, no, gli autori dei complotti all'inizio della caccia alle streghe, della stregoneria, come li ha mostrati Carlo Ginzburg, cioè di dire che una cosa è già avvenuta. È uno strumento retorico che fa automaticamente cadere le difese dell'avversario, no? Perché dovresti difenderti se tanto questo è già avvenuto, no? C'è già. Nella retorica del complotto agisce in questo modo, no? Cioè, spesso, no? Chi denuncia un complotto inesistente, è egli stesso l'autore di un complotto. Quindi questo, anche questo, come dire, capovolgimento, questo paradosso retorico, di nuovo lo troviamo applicato nelle parole del Trickster Renard, quindi un personaggio medievale. E questo mi sembrava interessante, non, più per il lato naturalmente logica del comico, in questo caso, che non necessariamente dello sceno e del sacro. Un altro elemento che mi ha molto attratto e che di nuovo si muove a metà strada fra questi territori è quello del fattore tempo. Il tempo, diciamo, non tanto anche qui la dicotomia fra l'eterno, il sacro e il contingente, il transeunte, il profano, quanto il tempo che diviene, la durata. E in particolare mi sono accorto che un elemento canonico, classico, che tutti conoscono dei testi medievali, pensiamo alla Divina Commedia, i viaggi nell'aldilà. I viaggi nell'aldilà, in molti testi, ovviamente, contengono una descrizione della durata, no? Il tempo dell'aldilà è radicalmente diverso dal tempo che scorre nell'aldilà. Nell'aldilà sostanzialmente il tempo non passa, no? Il personaggio che va nell'aldilà, quando torna, crede di essere stato nell'aldilà un anno, 2 anni, 3 anni, e in realtà è stato molti secoli. Quando torna, in realtà tutto il suo mondo è finito, è scomparso da molto tempo. E beh, questo, per quanto possa apparire anche qui un'analogia sorprendente, è sostanzialmente quello che ci ha mostrato la teoria della relatività di Einstein. Cioè che il tempo è legato, no, alle coordinate dei sistemi di riferimento. È una discussione difficile, non la posso naturalmente affrontare qui. Se ne parla in questo saggio, naturalmente l'ho fatto con l'aiuto di un fisico, e di nuovo anche qui mi sembra interessante vedere come il Medioevo, la letteratura, l'immaginario siano straordinariamente vicini a quanto il più lontano noi ci aspetteremo, cioè la fisica del XX secolo, la teoria della relatività addirittura. La durata, dicevo, soprattutto, anche la durata del tempo mi è interessato perché se noi guardiamo i fenomeni culturali siamo sempre confrontati a una pluralità di durate, la durata breve, immediata, e la durata lunga. Quindi ci sono dei fenomeni che esauriscono il loro significato nel tempo in cui si manifestano, e altri che invece hanno una durata molto, molto più lunga.
spesso gli stessi fenomeni visti da punti di vista diversi, e questo è il caso della cultura popolare, della cultura carnevalesca di cui parlavo, si muovono appunto lungo un asse, che prevede una doppia durata. Se io li guardo dal punto di vista circostanziale, immediato, del tempo corto, hanno un significato. E quindi posso parlare della cultura popolare, dei fenomeni che riguardano la dialettica fra le classi subalterne e le classi dominanti in un determinato periodo, quindi posso assumere una dimensione anche sociologica. Se li guardo su una scala molto più ampia di comparazione cronologica e geografica, è chiaro che quella contrapposizione, di nuovo, quella dicotomia banale, no? A cui si era spesso indotti, che ha dato anche luogo a tanti malintesi, no? Fra alto e basso, popolare e subalterno, dominanti e dominati e così via, svanisce perché questi elementi rientrano in una sorta di patrimonio immaginario collettivo che ha delle radici molto, molto remote nel tempo, molto lontane, che risale molto, molto indietro. Ecco, quindi un altro aspetto. E infine due piccolissime cose, ma davvero non voglio abusare della pazienza, non solo di Maurizio Calì, che mi ha invitato, ma di eventuali ascoltatori. Ritorno su quello che ho detto all'inizio, somiglianze e differenze di famiglia, è un tema che mi sta a cuore, no? È un tema anche questo che chi sa di filosofia capisce a cosa mi sto riferendo, no? A Wittgenstein, al secondo Wittgenstein naturalmente, il tema delle somiglianze di famiglia, ma differenze. E qui di nuovo il Medioevo ci è maestro, ci insegna che fra testi che ci sembrano molto lontani, nello spazio, nel tempo, ci sono delle somiglianze. E quello che io ho trovato, dicevo, qui si fa un esempio piccolino tra il viaggio di Carlo Magno in Oriente, no? Quindi un testo francese antico, uno del pieno Medioevo, una breve parodia di Chanson de Geste, e un testo bizantino, no? Il Digenis Acritas, anche qui, che se andassimo con la logica letteraria, nessuno potrebbe mai pensare di accostare, no? Perché? Che rapporti ci sono? Uno è greco, uno è francese, non si saranno mai conosciuti gli autori, non sarebbe nessun rapporto. E invece, se noi li leggiamo con attenzione riguardo, per esempio, al motivo dei vanti, dei guerrieri, scopriamo delle somiglianze. Quindi, in qualche modo, anche in questi testi così lontani, affiorano degli elementi, no, puntuali di una sottostruttura culturale, evidentemente profonda e più ampia. Viceversa, fra testi che reputiamo assolutamente vicini e affini, come il caso delle favole di animali e della zoepica francese, il romanzo di Renard, spesso invece ci sono molte più differenze di quanto non pensiamo. Ecco, quindi somiglianze e differenze di famiglia, che ci inducono a vedere in un'ottica diversa i rapporti appunto di vicinanza e lontananza fra i testi. Poi lo dico perché mi è stato fatto notare quando correggevo le bozze di questo libro da chi appunto ha visto i capitoli insieme a me. Beh, ci sono anche altri elementi, no? Sottesi che non compaiono nella titolatura generale, ma uno di questi, di cui appunto a posteriori ci si accorge, è che sottesa a molti capitoli è la rappresentazione polimorfa e ambivalente del femminile. Cioè molte figure che qui evocate sono appunto Baobab, Iambe, abbiamo visto, Ameno Zume, le altre, quindi sono figure femminili, vecchie, giovani, divinità, eccetera, ma Sant'Agnese, ma anche Hersin, la lupa, no? Oggetto della libidine della Volpe Renard, e anche, siccome tocco questo argomento, appunto, anche la volpe fata cinese, no? Perché a un certo punto mi sono domandato: ma come la volpe Hu, la volpe fata cinese, che è così importante in quel patrimonio leggendario, avrà qualche cosa di simile, avrà qualcosa da dire che ci può insegnare sulla nostra volpe renard occidentale? Forse sì, forse no, insomma.
un capitoletto dedicato a questo, insomma, il lettore curioso troverà la risposta. Ecco, io non mi sento di aggiungere altro. Se qualche curiosità c'è da parte sua, la soddisfo volentieri. Spero di non avere annoiato. No, annoiare assolutamente no. In curiosità ce ne sarebbero, ma rischiamo veramente di andare troppo lunghi per quello che è, diciamo, il pubblico che ci segue su YouTube. Ma sicuramente una cosa che il nostro pubblico deve fare è correre in libreria e acquistare il libro, perché è indispensabile per comprendere tutto quanto si è detto finora. Quindi io ripeto il titolo, che è Il comico, il sacro, lo sceno e altri nodi della letteratura medievale, di Massimo Bonafin, che è stato con noi oggi, pubblicato da Eum Edizioni da poco, oltretutto a un prezzo davvero invitante, perché sono 234 pagine per 16 euro soltanto, e potrete insieme all'autore scoprire un medioevo che non vi aspettate. Ecco, possiamo sintetizzarlo così, no? Che esce dagli schemi e dai luoghi comuni. Quindi io ringrazio tantissimo il professor Bonafin e spero di avere occasione in futuro di collaborare ancora. Volentieri. Ecco, e le auguro un felice 2022, sperando che sia meglio per tutti. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a lei. Arrivederci.